We have a dream. Noi adesso abbiamo una ragazza. Lei si chiama Deborah, però ufficialmente si chiama Petrina. Ciao. Ciao. Tu l'acqua e io la birra, guarda. Allora, ma sembri, a me piace da matti, perché intanto per cominciare, non so se sono veri, saranno tinti, però hai i capelli rossi, già i capelli rossi sì, a me. Capelli rossi. Però non sono veri, tu non sei nata rossa. No, non sono nata rossa, però è un vantaggio, è un merito il fatto di non averli naturali, perché è una qualità ricercata, no? Quindi ha più valore. Certo, certo, perché tu sai che quelle con i capelli rossi erano tutte ragazze molto particolari, eh? Dicono anche addirittura che i capelli rossi siano la discendenza di Gesù, ma al di là di questo. Allora, poi, senti una cosa, io non riesco a capire, cioè tu hai avuto degli endorsement, si chiamano così, cioè delle persone che hanno parlato benissimo di te. Adesso io vorrei aprire la tua biografia, perché è impressionante quello che hanno scritto. Allora, dunque, intanto Terry Riley, chi è Terry Riley? Perché molti non lo conoscono. Allora, chi è Terry Riley, bimba? Allora, Terry Riley è, come dire, il guru, l'inventore del minimalismo, no? Quella cosa che adesso si conosce molto bene, perché quando sentiamo una musica con tante ripetizioni veloci, ed è una cosa anche che va un po' di moda, no? Non sappiamo che c'è stato un inventore di questa tecnica, uno che ha, diciamo, fatto la storia della musica, contemporanea e anche di quella che ascoltiamo. E lui adesso è un signore, mi pare che sia nato nel 36, quindi è un signore di una certa età, e, che ha collaborato anche che ha lavorato anche dentro al pop. Ad esempio, Baba O'Reilly degli Who è dedicata a lui, no? Baba O'Reilly e Terry Riley. Infatti inizia l'intro di Baba O'Reilly degli Who, ha quell'arpeggio, no? Molto veloce e ripetuto, che ricorda un po' la musica di Terry Riley. E quindi, niente, lui ha sentito uno dei miei ultimi due dischi e ha scritto delle parole molto così, molto belle. Sì, che ama la tua... Ma come hai fatto a fargli avere i tuoi dischi? Beh, io lo conoscevo già, perché diciamo che bazzico un po' nella musica. Io non sono di primo pelo, no? Non sono proprio come alunno, sono un po' più vecchia. Quindi ho lavorato un po', lavoro anche adesso nella musica, diciamo, colta, tra virgolette, contemporanea, e quindi ho avuto modo di conoscerlo e gli ho mandato questo disco. Ok, bene. Andiamo avanti. David Byrne, Talking Heads. Beh, allora, quello è stato anche più... quello è stato carino, è una storia carina da raccontare, perché io per vivere insegno, no? Perché i musicisti, si sa, soprattutto in Italia, di musica non vivono. E una volta, quando appunto feci il primo disco, la mamma di una mia piccola allieva mi disse: ma guarda che nella playlist di David Byrne ci sono due pezzi tuoi. E quindi io non sapevo nemmeno che David Byrne avesse una playlist che ogni mese rinnova con dei preferiti e con un tema specifico. Allora andai a vedere e c'erano appunto due miei pezzi. E quindi poi lì gli ho scritto, poi mi ha risposto, poi ha inserito altri pezzi in altre playlist. Insomma, c'è stato, come dire, una attestazione di stima da parte sua, che ovviamente a me, che ero un po' alle prime armi, mi ha fatto molto piacere. Ok, Paolo Fresu, addirittura ha pubblicato lui un paio di album, sì. Tuoi, giusto? Un album in cui io rifaccio delle canzoni del rock, del pop, e l'ha pubblicato come primo album di un'etichetta nuova che lui ha fondato, dedicata alle voci proprio, al canto, che si chiama Took Voice. E poi ho avuto modo di collaborare con lui in altre occasioni. Ecco, ma tu di dove sei? Dove vivi? Io vivo a Padova. A Padova? Sì. E dal vivo come ti esibisci? Cioè, allora, ho varie hai un gruppo, hai, tu suoni strumenti? Certo, io sono principalmente pianista, però poi dal vivo sono anche tastiere synth
Dal vivo sono anche chitarra, anche se non sono chitarrista, ma uso la chitarra, uso degli effetti e canto. E poi uso a volte anche altre cose, strumenti giocattolo, cose varie, insomma. Ok, allora io voglio vedere entrambi i tuoi due video che mi hai mandato. Con quale preferisci iniziare? Con begonia o con ginnastica? Ecco, Cominciamo con Begonia. in begonie, diciamo, tu sei nuda. Oh. Sì, ma in realtà ho tutto un body painting, per cui è come se non fossi nuda, cioè Però uno lo sei nuda. sa, ma in realtà non si vede niente. Poi anche il regista ha fatto degli accorgimenti, per cui non si vede proprio niente. Beh, insomma, C'è il parental control, qui va tutto bene, non si vede niente. sì, ho capito, Poi non c'è tanto da vedere, poi anche, insomma, nel senso, cioè sono anche un ma po' magra. ascolta, ascolta, prima di tutto non buttarti giù, perché sei una ragazza deliziosa, quindi non dire delle cagate, eccetera. Ecco, però al di là del body painting sul tuo corpo nudo, tu sembri quasi come un albero, Esatto, mi racconti sì, il perché perché questa scelta? allora in questo brano, se uno ascolta il testo, la mia, diciamo, la visione è un po' questa. Dunque, io adesso non si vede, sono qui in cucina, ma qui nel mio terrazzino ci sono dei vasi di fiori, no? In particolare ci sono dei fiori, le begonie, che hanno una crescita abbastanza, diciamo, fuori dal normale, nel senso che se vengono trattate bene, curate, raggiungono delle altezze vertiginose. E quindi ho avuto questa visione, no? Di queste begonie che entrano al posto mio, nella mia cucina, a casa mia, e le vedo qui che giocano a carte, bevono la birra, fanno le loro cose, mentre io sono al posto loro, sepolta nei vasi e, diciamo, la terra mi copre la testa, quindi in certo senso, ecco, sono, come dire, vengo sepolta, no? E questa visione è un po' una visione di natura che completamente travolge, copre il mondo degli umani è un po' una specie, una metafora di una visionarietà, follia, insomma, ci sono varie interpretazioni. Poi il regista con cui ho lavorato ha dato ulteriori interpretazioni, e infatti il video apre altre, diciamo, strade. C'è una specie di contrasto fra una io selvaggia, naturale, che è appunto quella con il body painting, che si immerge nella natura e si confonde, e invece un'altra me stessa, invece regolata, che sta dentro la casa, che è vestita di bianco e che usa la casa come una specie di, anzi, usa, ha la casa come una specie di gabbia. Quindi è una interpretazione un po' aperta di questa canzone. Allora, adesso io vi mostro questo video, già c'è attesa, vedi? Già stanno scrivendo, non vediamo l'ora di vedere il video di Deborah senza veli. È una Deborah nella natura e quindi non... Deborah, sei una begonia dagli occhi blu come il cielo. Mamma No, in mia, ma realtà c'è... sono verdi. Sono tutta rossa perché un po' per l'emozione, un po' per la birra. Ho tutte le guance rosse, vedo, quindi viene fuori l'azzurro, ma in realtà sono un po' più verdi che azzurro. Ah, beh, verdi e perfetti per questo video. Lei è Petrina e il video è Begonia, godetevelo e andate oltre alle immagini. Eccolo qua. Bagno le rose, asciugo i vetri, le begonie sono.
alte più di 2 metri. Più di 2 metri, più di 2 metri, più di 2 metri. Più di 2 metri, più di 2 metri, più di 2 metri. La mente si offusca, il caldo mi uccide, mi scoppia la testa, mi scoppia la testa, mi scoppia la testa, mi scoppia la testa, mi butto. Ti vedi nella definizione una Tori Amos italiana? Sì, mi è stato detto molte volte. A me piace tantissimo Tori Amos, soprattutto i primi dischi. È stata veramente una grandissima scoperta per me. Fantastica lei. Poi una presenza scenica pazzesca. Tu hai collaborato anche con Andrea Miró. Mi dico. Allora, è un artista che mi piace molto, moltissimo. Forse si riferiscono a una, diciamo, una a un, così, a un pezzo fatto insieme a lei in uno di questi talk di Gem TV con Ezio Guaitamacchi, un giornalista, ma non ho proprio collaborato veramente con lei, anche se la stimo veramente molto. Senti una cosa, ma non so se hai notato, ma all'inizio, quando tu eri nuda col body painting, c'erano pochi che commentavano. Poi ti sei vestita alla comunità, perché stavano attenti, non volevano scrivere, volevano vedere che cos'era. Ma tu lo sapevi quando hai fatto un video così che avrebbe generato dei commenti, no? Ma
Ma guarda, veramente non ci ho proprio pensato. Infatti adesso io di solito quando faccio le cose poi non le riguardo più, non mi riascolto più, ho una specie di scollamento, no? Passo ad altro. Quindi adesso lo sto rivedendo per la prima volta dopo tanti tanti mesi, perché è uscito ormai più di un anno fa. E effettivamente sì, cioè, potrebbe essere un po' così, un po' imbarazzante. Solo che quando io ero lì a girare non avevo minimamente questo pensiero. Anche il regista, insomma, tra l'altro il regista è un italiano che vive a Barcellona in Spagna e forse ecco lì ci sono meno questi problemi, ecco, questi problemi di un po' come si è visti, come si appare. Noi avevamo proprio l'idea di rappresentare questa natura selvaggia, no? Che ognuno di noi ha dentro, ma che a volte fatica a uscire. Ma chiedono i colori che ti coprivano il corpo non erano pericolosi, giusto? Oh, guarda, la cosa più tremenda per me è stata che sono dovuta stare ferma tipo per 5 ore con una specie di temperatura di 43 gradi. Eravamo appunto in Catalogna dentro una fabbrica abbandonata e c'era questa ragazza che mi dipingeva e dovevo stare immobile, sudavo e facevo un caldo pazzesco. E ci ha messo appunto 5 ore, questa è la cosa che mi ha più. E anche le rotolate nel bosco, anche quelle sono state belle toste, perché lì mi sono aggrappata con le unghie. Sono tornata a casa piena di ammaccature, di botte. Cioè, diciamo che il making of, cioè il fare questo video, mi ha tirato fuori una parte molto selvaggia, molto performativa, che è molto anche mia, e quindi mi sono divertita parecchio a farlo. E rifarei sicuramente una cosa di questo tipo. Senti, ma tu fai tante cose, tu scrivi anche, sei anche una scrittrice. Sì, infatti è appena uscita adesso una rivista molto bella, però non posso andare a prenderla perché sennò mi devo staccare le cuffie, che si chiama Tina, che è una rivista fondata da Matteo Bibianchi, che è, diciamo, ora molto anche molto conosciuto in questo momento perché è uscito un suo libro molto, molto bello che io ho letto, La vita di chi resta, pubblicato da Mondadori. E lui ha fondato questa rivista e nell'ultimo numero, che è uscito pochi giorni fa, fra i 6 racconti, l'ultimo è un mio racconto, che è un racconto, diciamo, un finto reportage, nel senso che è racconto di una mia tournée in Giappone, però diciamo che mi interessa non tanto raccontare le vicende così musicali, quanto delle specie di traversie dell'anima, che Sì, ma sono abbastanza note a chi suona anche in pubblico, poi anche, nel senso di quali sono negli le, appartamenti di scusa, qualche. fermati, quali sono le traversie dell'anima note a chi suona? Il senso di inadeguatezza, il senso di inadeguatezza, cioè la paura di non essere mai all'altezza delle situazioni, no? E poi anche c'è un problema quando ci si trova in situazioni diverse con musicisti che non si conoscono, anche riuscire a creare un'armonia. E poi c'è anche il problema di suonare in un posto estraneo, in un posto lontano. Insomma, ci sono molte, molte questioni. Ma tu hai fatto tournée all'estero? Hai fatto concerti all'estero? Sì, diciamo non proprio tournée, nel senso più concerti a Macchia di Leopardo. Sono stata a Sydney giusto 2 settimane fa, ero a Sydney al Women Jazz Festival, Women International Jazz Festival, e anche a Brisbane. Quindi è stata la mia prima volta in Australia. Ah, e come ti hanno accolto? Cantavi in italiano, giusto? No, in realtà cantavo, il progetto che ho portato è un secondo disco, che è quello di cui parlavo prima, quello che è stato elogiato da Terry Riley, in cui canto in lingue che mi invento, completamente inventate. Quindi lì non c'era niente di italiano. Cioè, fammi un esempio a cappella di una canzone da cui. Come no? No, dopo mezza birra non posso proprio. Se no, veramente. Quindi calano tutti gli ascolti poi dopo. Ho visto che c'è un pubblico molto vivace, molto. Non vorrei No, ma danneggiare il guarda, guarda, soggettore, per guarda. carità. Allora, i numeri che tu vedi non sono mai reali, li devi sempre moltiplicare per 10, ma è una roba che ormai si sa per quanto riguarda il mio canale, ad esempio, di YouTube. Però volevo dirti questo, ma no, ma fregatene, cioè nel senso, questo è un programma talmente libero dove puoi fare, però ho già capito che non ti va, però ti fregherò prima o poi. Allora, veniamo all'altro brano, all'altro video tuo, ma fa parte di un album, cioè Ginnastiche e Begonie, cioè Sì, ce è un l'hai album. l'album, esiste Certo, fisico un e album, soltanto... sì. E dov'è? Sì, è uscito il 14 ottobre del 2022, quindi E ha dov'è? poco più di un anno. Dov'è? Me Ed è lo un fai album che si vedere? trova.
come faccio? Il problema è che se mi sposto, si sposta tutto. Allora, tu sei, allora sei bravissima a comporre, a cantare, a fare video, ma sei una pippa nella comunicazione. Scusa, tu sei in diretta con me, c'hai un disco, c'hai un libro con una Come rivista. va a venire gli altri? Non c'è niente. Allora, allora fermati, facciamo una cosa, ok? Allora, adesso quando ci vediamo il video, alla fine del video ti voglio vedere in mano con la rivista Perfetto, sono e con l'album, pronta. ok? Con Bene. tutto. Parliamo Perfetto. di questo brano, ginnastica. Allora, in ginnastica c'è una certa ossessione del tempo, perché c'è molto l'orologio, e poi c'è una Debora, anzi una Petrina giovane e una Petrina anziana, che poi si ritrovano insieme, ok? Tant'è vero che c'è, cioè, a un certo punto, quando tu si vede soltanto la prima mano della Petrina anziana, e dico, ma non è la mano di Petrina quella, non può avere già le macchie che abbiamo noi anziani, fra l'altro. Invece tu, perché giochi con questo fatto del tempo? Allora, beh, il tempo intanto è una ossessione che ho fin da piccola, questa del tempo che scorre, di non fare in tempo a fare qualcosa. Infatti, paradossalmente, quando è scoppiato il lockdown, no? Che eravamo tutti fermi, io ho avuto un senso di godimento. E infatti per me è stato anche un periodo creativo, perché sono riuscita a fare tante cose, perché sentivo che tutti gli altri erano fermi, no? Quindi avevo più tempo. A parte questo, però, nel video quello che mi interessava è proprio diciamo che il senso di questa canzone, di questo video, è la capacità di amare la vita e di allenarsi in questa capacità di amare, perché non è una cosa scontata e non è una cosa, diciamo, che viene dall'esterno, è una cosa che viene dall'interno e che va allenata fino alla tarda età. Infatti, la io, diciamo, anziana è mia madre, che è molto anziana e che per me è veramente un simbolo di vitalità, di energia e nonostante abbia avuto una vita molto molto travagliata fin dalla nascita, con delle vicende veramente pazzesche, ha sempre avuto una grandissima gioia, una grandissima voglia di vivere. Questa cosa poi la comunica anche all'esterno e quindi è una cosa, come dire, un'energia vitale che si autorigenera. E questa per me è la chiave. Secondo me lei rimane un po' la mia supereroina per questo motivo. Ma tua Quindi mamma la vive con ginnastica è questa cosa qua. Ma tua mamma vive con te? No. No, vabbè, no, no, Che ne so per carità. io. Eh? No, vabbè, quando viene a trovarmi comincia a lamentarsi del disordine, perché tra l'altro il mio album si intitola L'età del disordine, non a caso, perché infatti tra l'altro prima che io mi collegassi ho avuto un raptus di, come si dice, control freak, si dice così, perché praticamente io lascio che tutto vada non voglio dire parolaccia, comunque che il disordine esploda nella casa e poi piano piano comincio a sistemare le cose. Il disordine, in effetti, è, diciamo, una fonte di creatività, no? Sappiamo che la creatività nasce dal disordine, dobbiamo sparpagliare le carte, no? Per riuscire poi a comporre qualcosa. Però poi ci vuole la disciplina per riuscire a comunicare quello che vogliamo. E quindi, diciamo, il concept del mio disco, che si chiama L'età del disordine, e in cui appunto vesto, questo body alla Nadia Comaneci, questa è la campionessa di ginnastica artistica, è un po' questo. E ginnastica ha pure questo significato di Ma tu allenamento. ballavi, tu facevi da ginnasta, ballavi? No, 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 la ginnasta no, però io ballo, danzo. Allora, È una cosa che mi... vediamoci ginnastica, lei è Petrina. Mi esercito 30 flessioni e 20 addominali e una dozzina di piegamenti laterali. Poi prendo fiato e respiro a fondo mentre controllo lo scorrere del tempo. Ogni giorno, sotto ogni riguardo, progredisco ma lontano dal tuo sguardo. Prendo fiato e respiro a fondo.
poi prendo fiato e respiro a fondo mentre controllo lo scorrere del tempo. Brava. Allora, quello è il salotto con tutti gli strumenti, quindi si vede anche un pezzo di casa mia, perché c'è il pianoforte, la tastiera, le chitarre, i pedali, tutto quanto. Ma quanto ti sei divertita con tua mamma? È bello che poi, tra l'altro, cioè, mia madre è il contrario di me quanto all'apparire, no? Lei non vuole apparire, non vuole essere fotografata, e quindi quando le ho chiesto questa cosa mi aspettavo un no, comunque, quindi le ho fatto tutta una specie di preambolo, di introduzione in cui le ho raccontato quanto era importante che questo video rappresentava appunto il passaggio del tempo, e poi dopo le ho chiesto, le ho fatto la domanda, allora mamma, vorresti partecipare? E lei, sì! Infatti è molto naturale, poi è molto più naturale di me, è molto più fotogenica, è stata bravissima, veramente stupefacente. Ma guarda che tu sei fotogenica, sei bella, eh? Sì, sì, vabbè, bella. Comunque mia mamma è stata una sorpresa, ecco. Ecco, nel frattempo che andava il video... Sì, ho fatto scorta, ho fatto la brava, ho fatto dei compiti, allora questo è il mio vinile, l'età del disordine, dove appunto indosso questo body che ho anche nel video, che è quello di, diciamo, ispirato a Nadia Comaneci, e anche dietro, insomma, no, aspetta, devo fare così, ok, e poi c'è anche il CD, abbiamo fatto tutto. Secondo me vendevi di più se in copertina mettevi te... La mamma? Di begonie. No, vabbè, adesso poi attenzione, perché poi... sono argomenti scottanti di questi tempi, non vorremmo mai. Poi comunque, l'altro disco volevo mostrare, quello con cui sono andata a Sydney, è questo, Nuovo Mondo Symphonies, insieme a un altro compositore che si chiama Giovanni Mancuso, qui dove canto in linguaggi sconosciuti. Queste sono le parole di Terry Riley, e questo, diciamo, è una vera opera d'arte, perché qui c'è tutto due quadri dipinti da un artista veneziano. La rivista? Quindi abbiamo, l'artista si chiama Alvise Guadagnino. No, non l'artista, la rivista. Ah, la rivista è questa, ecco qua. Anche questa è qua. Ah, ok. Ma tu hai fatto anche un libro, Se li sogni sono segni. Sì, quello è un libro autoprodotto in copie limitate, tutte firmate, tutte numerate, che diciamo porto ai miei concerti e vendo ai miei concerti. È una cosa un po', diciamo, più privata, però ha una bella prefazione, perché l'ha scritta Tiziano Scarpa, che è uno scrittore molto importante che ha vinto il premio Strega e con cui collaboro da anni, e lui mi ha dedicato una lunga postfazione. Ecco, benissimo. E chiaramente il libro tuo autoprodotto non l'hai preso. Vedi che hai portato la rivista. Cioè, io ci ho pensato, però. Poi ho detto, dai, non voglio fare troppo quella che... Basta così. Senti una cosa. Ma tu riesci a vivere di musica come scrittrice, eccetera? E cosa fai allora?
Appunto, insegno, appunto, come dicevo prima, no? Per forza, chi non ha, diciamo, una rendita deve fare qualcos'altro, no? E io insegno. Certo. Insegni cosa? Musica? Insegno musica, però mi trovo anche in una situazione particolare in questi, diciamo, ultimi 2 o 3 anni, in cui pur avendo vinto un concorso importante nazionale, quindi dovrei avere una cattedra di pianoforte, mi trovo a insegnare tante altre cose. Stamattina insegnavo matematica, ieri insegnavo Carlo V, insegno geografia, insegno. Perché, vabbè, la scuola italiana è un po' particolare, quindi dovremmo fare tutto aprire troppe Va parentesi. bene, va bene. Senti, tienimi quei due vinili, Sì, sono qua i 2 vinili. no, Eccoli qua. tiemmene una copia. Perché Ah, certo, come no, sì, certo. verrai poi a Ho suonare la dal vivo, cantina piena, ho la perché cantina piena. verrai a suonare dal vivo nell'Uovo Roxy Bar, ok? Ah! Bene, bene. Dunque, io mi dicevi prima, mi chiedevi che formazioni ho. Ho una band con cui mi sto esibendo da più di un anno e sono due ragazzi molto bravi, un batterista e un bassista che mi fa anche i cori. E abbiamo questo progetto relativo a questo disco cantautorale, lo portiamo in giro in questa formazione molto, Va bene. molto, per me, divertente, colorata. Ci vediamo presto, Petrina. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ma che bella è Petrina, eh?